Ciao, oggi provo ad aprire questa scatola di Yu-Gi-Oh! Arsenale nascosto, capitolo 1, dove ci dovrebbero essere due bustine più questa carta promozionale che si intravede. In più dovrebbe stare anche un dado. Ma vado a scoprire cosa c'è all'interno. Eccolo qui sopra il dado di Yu-Gi-Oh! E qui all'interno c'è questo foglio. Ci sono le varie immagini delle ipotetiche figurine che potrebbero stare anche qui all'interno, dalle bustine. Dall'altra parte ci sono altre immagini di figurine che potrebbero stare anche all'interno delle bustine. Queste sono le carte di fuoco. Adesso provo ad aprire. Ci sono due bustine, questo dado che è leggermente trasparente. Non so se riesce a vedere, sì, che si riescono a vedere i pallini dall'altra parte con il timbro di Yu-Gi-Oh! Carte Kame, un bel dado. Dov'è l'uno? C'è questo qui, come uno. Poi c'è questa carta promozionale, tutta luccicante, che provo ad aprire. Eccolo qui. Drago armato, Paolo. 2, 4, 6, 7 pallini, 7 stelle. Si intravede così quando è tutto illuminato. Forse si intravede così tutta l'immagine. Bella. Bella carta promozionale. E qua ci sono queste due bustine. Qui all'interno ci sono 18 carte. Per ogni busta ce ne sono due, quindi sarebbero 36 più questa 37. Provo ad aprire la prima bustina e scopro cosa c'è all'interno. Spero di qualcosa di buono. Stratos eroe elementare. Ah, le ali. Con quelle cose che girano, le pale. Controlla avversario, carta magia, con un joystick, che di solito il filo sta qui sopra, invece qua l'hanno messo qui sotto. C'è Baby Rock della Valle dalle Nebbie, con il teschio. Tantra, di qualche dinosauro. E al posto della gota c'è il serpente. Le ali. Radi arpia. 3. Carta carina. Poi sciamano della valle delle nebbie. Della valle delle nebbie. Guerriero tempesta, tutto celeste. Cuore
alato. Mi sa che ne ho un altro tipo che non assomiglia a questo, ma non è questo. Non è questa carta. Curripolata, devo andare a ricontrollare le altre bustine che ho aperto dei vecchi video. Però è bella questa. Oh, bellissima anche questa. Il favoloso Calchirus. Tutte palline palline. Tutto. Anche qui. Tutto luccicante. Bella. 2, 4, 6, 7, 8 stelle. Bella questa, tutto l'effetto, sembra una carta di carnevale, attacco 2009, difesa 1007, bella. Bella anche questa, Naturia Exterio, 2, 4, 6, 8, 10, 10 stelle. Bello, che pure l'effetto luccicante, lo sfondo luccicante, più queste ipotetiche stelline che si vedono, palline. Bella. Armatura decisiva, alleato della giustizia. Così sembra solo uno sfondo colorato, invece così si vedono tutti i brillantini. Carina questa. Oh, bella anche questa. Mango nero. Questa la devo controllare su internet, se è qualcosa di importante. Tutta brillante, 2, 4, 6, 7, 7 stelle. Bella. Bella. Colpo Berserk, carta magia. Il favoloso Rustos, carta scheletro. Tutto spernacchiato. Maresciallo di campo, alleato della giustizia. Natura, girasole, Naturia. Strana come carta. Pianta effetto, attacco 500, difesa 0. Un girasole su un fungo. Dovrebbe essere uno di quei funghi avvelenati. Natura, mascella, formica. Questi sono i semini di girasole che si mangiano. Natura roccia. Questa è bellina. Sembra una specie di melanzana. E dietro ce n'è un'altra. Vediamo cosa c'è. C'è Natura Guardiano. Un albero gigante che ha un volto e delle braccia. Bella anche questa. E questa era l'ultima. Adesso vado ad aprire la seconda bustina e ultima e vado a scoprire cosa c'è all'interno. Ecco qui la prima carta. Medium della barriera di ghiaccio. Incantatore effetto. Uomo alato della fiamma lucente, eroe elementale. Bella. Bello tipo di prospettiva che gli hanno dato anche. Bella carta. Tornate di polvere, o sarà meglio tornate di piume, carta
Carta trappola, questo effetto rosso fucsia, carina, mente alleata, principessa e danzante della barriera di ghiaccio. Stratega della barriera di ghiaccio. Carina. Quasi semireale. Belli colori che hanno usato anche. Drago. Dragnov. Flammo. Well. Drago effetto. Eccola qui, Lady Arpia 1. Bellina questa carta. Questa ha solo le palline luccicanti. Sembra una carta carnevale, veramente. Mi sa che ne ho trovato un'altra senza che brillava. Non so se era in questa o è una di quelle già brillanti. Mi sa di averla trovata. No. Però mi sembra già di averla vista, però come carta. Forse in qualche altro video. Mi sembra di averla vista. Una carta simile. O è perché aveva queste stelline. Poi devo andare a ricontrollare. Drago nero, occhi rossi. Bella questa. Questo ha anche lo sfondo luccicante. Drago nero, occhi rossi. Che poi sarebbe drago rosso, forse occhi neri. Al contrario. Così si dovrebbe vedere. O anche, credo così. No, così. Poi c'è condottiero, dragonità. Carina come carta. Poi c'è polimerizzazione. In cui si intravede poco. Si intravede più questo libricina con lo stemma. Qua è la zampa di qualche drago. E qua il fisico di un drago. Ecco la prossima. Oh, bellina. Sa di verdura. Naturia foglia. Carina come carta. Il favoloso topi. Sembra una bambina. Sarebbe la favolosa. Naturia fragola. Il fisico piccolina con la faccia fragola, che sembra una fragola fungo. Il favoloso Luria, che sembrano fratelli e sorella. Carini tutti e due. Partigiana, dragonità. Ce ne sono altre due carte dietro. Ora vado a scoprire. Naturia, ostensia, ortensia. E dietro ce n'è un'altra. Ora vado a scoprire. E c'è il favoloso Diana Aira. Carina. Un Hulk mascherato, tipo effetto wrestling. Ah, che cavolo. Attacco 2008, difesa 100. Poca difesa. 2, 4, 6, 8 stelle.
Demon effetto. Questa era l'ultima. Chissà, qua ci sono un po' di carte da mettere in collezione. In più questa carta promozionale luccicante a strisce. Ringrazio chi ha visto il video. Ci vediamo. Spero anche ai prossimi, non solo di Yu-Gi-Oh!, anche di Pokémon e Magic. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!